I Monti dell'Alpago per la nuova puntata di Agricoltura Veneta, benvenuti. Ci troviamo nel paese di San Martino, frazione di Chies d'Alpago, per raccontarvi una storia davvero particolare, ovvero quella di un paese che tutti insieme, quasi come un'orchestra, si sono attivati per un'accoglienza del settore turistico. Questo vale per naturalmente l'accoglienza vera e propria, ma vale anche per i prodotti, quindi per l'agricoltura. L'accoglienza vera e propria non la fanno in case normali, diciamo così, ma hanno deciso di riprendere per mano quelle che erano le casere, cioè le case che venivano utilizzate per gli alpeggi. Quindi una ristrutturazione, un futuro della, potremmo dire, agricoltura, partendo però dal passato. E di questa storia ne parliamo con Claudio Dal Borgo, che è un po' l'inventore, l'ideatore insieme a molti altri di questa esperienza. Da dove è nata questa idea? Ma questa idea nasce 5 anni fa da 5 imprenditori di questa frazione che hanno voluto mettersi insieme. Abbiamo formato questa azienda agricola che è chiamata Casere Alpago, e su questa abbiamo messo in piedi un'attività agrituristica che ha voluto prendere in mano le vecchie casere, quindi le vecchie baite, che stalle che si usavano per l'alpeggio, per metterle a disposizione dell'ospite. E questo ci sta dando veramente grandissima soddisfazione. Provate a immaginare, per una persona che abita in Australia, venire qui in un'ora, sapere di poter andare a Cortina piuttosto che a Venezia, in 2 ore andare a Verona, è il nulla. Quindi vengono qui proprio non solo per quello che noi diamo, ma anche perché facilmente possono spostarsi in città che ci invidiano in tutto il mondo. Bene, adesso i titoli. Curare gli antichi ricoveri per l'alpeggio in case vacanze di alto livello. A Chies d'Alpago la singolare esperienza della comunità di San Martino che, puntando su turismo di alta gamma, sta rivitalizzando l'agricoltura di montagna. Seconda cancellazione consecutiva per il Vinitaly. Dopo l'annullamento del 2020, la pandemia obbliga Verona Fiere a riprogrammare l'edizione numero 54 dal 10 al 13 aprile, ma del 2022. Quando le foglie danno più benefici dei fiori, è il caso del carciofo da millenni toccasana per fegato e bile. Con l'agrifarmacista Renzo Gatto riscopriamo l'elisir contro il logorio della vita moderna. Tempo di potature per i nostri olivi. L'intervento chirurgico del nostro Adriano Favaretto, con segreti e piccole accortezze per preservare un vero e proprio monumento arboreo che conta oltre 150 anni d'età. Nella puntata di passaggio alla nuova stagione primaverile con Gianni Marini riscopriamo il rito del Batar Marso, i gesti, i suoni e le parole di un'usanza che chiedeva alla terra di risvegliarsi per garantire la vita alla gente dei campi. Claudio, ma queste sono le casere che avete ristrutturato? No, queste sono il punto di partenza. Mi piaceva farvi vedere com'erano inizialmente e farvi vedere dove siamo arrivati. E questa è una delle nostre casere ristrutturate, questa è Casera Degnona. Vediamo una ristrutturazione di altissima qualità, ma con che filosofia? Hai usato la parola magica, altissima qualità, anzi le parole magiche. Questo ci permette di avere degli ospiti di una certa levatura che ci permettono anche di mettere in piedi quella che è una microeconomia importante per il nostro territorio. Gli alloggi sono 5 attualmente disponibili, altri 2 saranno pronti per fine anno, per l'autunno, quindi per un totale di 7. Ma ognuno per sé, ognuno di chi ristruttura per sé, oppure siete proprio organizzati come paese, come comunità? No, siamo comunità, nel senso che abbiamo l'azienda agricola, l'azienda agrituristica, abbiamo 4 dipendenti, 3 di cui 3 donne delle pulizie, Daniele per l'accoglienza, e quest'estate adesso andremo anche a assumere un ragazzo per la gestione dell'azienda agricola. E mentre vediamo le case del borgo di San Martino, siamo con Daniele Calvi, che è responsabile dell'accoglienza. Ecco, allora, chi viene qui e soprattutto quanta è stata la presenza fino adesso? Ma in questi 2 anni abbiamo avuto circa 3.500 ospiti e la maggior parte sono dall'estero, prima del lockdown, diciamo un 75-80% da tutto il mondo, sia Stati Uniti, Canada, dell'Asia, Australia. Attualmente, per via del lockdown, prevalentemente italiani,
molto veneti e anche gente qua da Belluno che ci ha fatto molto piacere, anche dall'Alpago, da questa zona, che vengono qui proprio per passare il lockdown. Ecco, come riescono ad arrivare fin qui? Ma molto sono il passaparola, funziona anche molto perché tutti gli ospiti, e lo si vede dalle loro facce. Cosa chiede quando uno chiama per dire c'è posto? Cercano la semplicità e la tranquillità. Grazie, e adesso le notizie. Il Salone del Vino di Verona, a causa della recrudescenza della pandemia, stravolge il calendario e Verona Fiere, che aveva già provato a spostare in là l'edizione numero 54, programmandola non ad aprile ma a giugno 2021, ha infine posticipato l'evento definitivamente al 2022, dal 10 al 13 aprile. Nonostante le difficoltà nell'anno della pandemia, l'Italia conquista il primato nel numero di bottiglie esportate in tutto il mondo. Circa la metà del vino prodotto in Italia viene così bevuto all'estero. Il vino Made in Italy ha fatturato 6,3 miliardi di euro nel 2020, riprendendosi la leadership mondiale di esportazioni in quantità con oltre 20,8 milioni di ettolitri, meglio di Spagna e Francia. In Veneto un segnale di speranza per l'agricoltura è rappresentato dalle imprese agricole femminili e giovanili, ovvero gestite da donne under 40, che tra il 2019 e il 2020 sono aumentate dell'1,2%. Le imprese agricole femminili sono il 22,8% del totale veneto. L'agricoltura in rosa è più propensa alla diversificazione delle attività e integrazione del reddito, attraverso le fattorie didattiche, l'accoglienza degli anziani e dei disabili e con attività volte alla difesa dell'agricoltura di montagna. Pescatori del Delta manifestano contro il loro stesso consorzio. Tantissime infatti le barche che nella mattinata di mercoledì 17 marzo si sono presentate nella sacca degli Scardovari di fronte al consorzio dei pescatori del Polesine per contestare i mancati interventi di ripopolamento dei molluschi che rendono inutile l'uscita delle barche. Nello specifico i pescatori vogliono le dimissioni dei responsabili delle lagune, anche alla luce di quello che sta invece accadendo sull'altra sponda del Delta, dove i pescatori di Goro continuano in maniera più che redditizia l'attività, premiata in questi mesi da un aumento di richieste dei mercati. Nuova emergenza per la manodopera delle aziende agricole venete, a breve impegnate nella prima campagna stagionale di raccolta. Molti lavoratori stranieri sono rientrati nei paesi d'origine nel 2020 per sfuggire alla pandemia e non sono più tornati. Altri non riescono a raggiungere l'Italia a causa dei blocchi alle frontiere. Il risultato per un settore dove il 32% degli operai è straniero è una tendenza generale negativa sui nuovi contratti di lavoro e una conseguente situazione di allarme per la prossima raccolta di primavera. Bellissima immagine del lago di Santa Croce. Claudio Del Borgo, dove ci ha portato? Beh, ti ho portato in questa azienda agricola, l'azienda agricola di Pierluigi. E con Macchi allora entriamo a conoscere Pierluigi Pedol, che è il titolare di questa azienda agricola. Buongiorno. Buongiorno. Allora, perché intanto la scelta di allevare le pecore alpagote? Questa è la razza del territorio. La particolarità è quella della carne? La carne, sì. La carne che è molto pregiata, presidio Slow Food, essendo una razza in via di estinzione è un po', è una soddisfazione cercare di mantenerla nel territorio e proseguire. Poi c'è anche la lana. Si utilizza ancora per fare qualche cappello, qualche ciabatta, tabarri, quelle robe là, insomma. Quanti anni ha? 29. Quando ho finito la scuola, insomma, mi sono ritrovato qua in azienda. E la scelta di rimanere qui in montagna è stata una scelta dovuta oppure una scelta personale? Personale, insomma, sono nato qua e penso di continuare qua, insomma, non mi va di andare in città. E con il papà di Pierluigi, Luciano Pedol, parliamo invece dell'altro allevamento, quello bovino. Sì, del Manze. Perché avete fatto anche questo allevamento? Le vendiamo quando sono così, questa qui è già pronta. La carne, magari un quarto della manza, teniamo noi come ristorante. E dopo l'altro si lancia al macellaio, insomma. Cos'è che fa la differenza nella qualità, ad esempio, nell'allevamento? Mangiare il fieno, l'erba medica, il silo di mais, tutta roba, insomma, tutta roba nostrana, insomma. Quindi diciamo che la buona carne arriva da un buon territorio. Sì, appunto, noi abbiamo territorio, dobbiamo coltivare
coltivare i prati con la grassa e così, e via su l'erba buona, insomma. Però il fatto che si torni a sfalciare significa anche tenere bene la montagna. Eh sì, appunto. Anche noi con le pecore ci molavano al pascolo, no? Siccome che sono 2-3 anni che girano i lupi, e loro adesso dobbiamo tenerle sulla stalla, perché abbiamo un po' paura, insomma. Grazie a Luciano Pedola, adesso noi ci fermiamo per un po' di pubblicità e poi seconda parte continueremo in questo giro su questo paese a, diciamo così, accoglienza diffusa. Seconda parte di Agricoltura Veneta, vi stiamo raccontando il turismo e l'agricoltura insieme per sostenere la montagna veneta. Sono con Claudio Del Borgo. Qui dove siamo? Qui siamo nel centro storico di San Martino. Ho piacere di presentarvi Oscar e farvi vedere la sua stalla ancora di quelle storiche, proprio in un centro storico. Oscar Barattin, questa è la stalla da quanti secoli? Questa è sempre stata qui, diciamo, i miei nonni, i miei genitori, adesso sono ancora con noi e già i miei figli vengono avanti. Facciamo il formaggio, abbiamo mia moglie, Lisa, fa il formaggio per riuscire a sopravvivere in montagna, perché vendere il latte è impossibile, con le poche quantità che abbiamo noi non si riesce a vivere, a venderlo. Però qui la qualità al 100%, nel senso che ad esempio i foraggi, il fogliame per fare il letto alle mucche. Lo dico, siamo tornati indietro per andare avanti. Praticamente le nostre bestie mangiano i foraggi che facciamo sui nostri prati qua in montagna, un minimo di farina per il benessere animale, fanno poco latte ma di alta qualità. E adesso Lisa, ci siamo spostati sotto casa tua, perché? Perché qui c'è il nostro caseificio. Produciamo una media di 100 litri al giorno, ogni 3 giorni poi produciamo il formaggio, ci sono più o meno dalle 14 a 17 forme di formaggio ogni volta, da lì poi si passa a produrre le ricotte e come altri prodotti abbiamo lo yogurt. Noi lavoriamo solamente il latte crudo, non utilizziamo i fermenti, quindi è un prodotto diciamo naturale di Malga. Chi viene qui a comprare questo prodotto? Da Vittorio Veneto, a Feltre, al Cadore, sì, abbiamo veramente tanto, ci hanno conosciuto. Durata media di una forma qui? Un mese e mezzo. Ma è vero che nascondi qualche forma per riuscire ad affinarlo un po' di più? Assolutamente, devo farlo, altrimenti nessuno potrebbe assaggiare il formaggio stagionato. Chi viene nelle vostre casere può venire a fare un'esperienza? Noi abbiamo accolto turisti, anche stranieri, e abbiamo fatto fare loro il formaggio, cioè proprio abbiamo fatto sentire loro la differenza della cagliata, del formaggio appena tolto dagli stampi, gli abbiamo fatto fare la ricotta, sono venuti in stalla e diventa tutto molto familiare. Per noi il contatto con le persone è importante. Va bene, adesso è il momento del nostro agrifarmacista e del carciofo. Carciofo, Cinara scolium, è un ortaggio conosciuto fin dai tempi antichi, tanto è vero che compare anche nei disegni degli antichi egizi. Già i greci e i romani lo utilizzavano come digestivo. È un ortaggio molto importante per le sue proprietà nutrizionali e anche medicamentose. È una pianta ad effetto coleretico colagogo, che significa stimola la produzione e la secrezione della bile, e viene utilizzato nelle insufficienze epatiche lievi o moderate e anche nelle insufficienze biliari. Ha anche un effetto anticolesterolo. Attenzione però, diciamo, il carciofo che noi mangiamo ha una quantità veramente modesta di questi principi attivi, e allora dovremmo fare gioco forza uso degli integratori. Perché questo? Perché il grande contenuto dei principi attivi sono contenuti nelle foglie del carciofo prima che la pianta emetta, diciamo, lo scapo. Lo scapo non è altro che quello che noi in gergo chiamiamo il manico e il fondo del carciofo. Le foglie devono essere raccolte e lavorate per ottenere i principi attivi.
Allora, solo integratori? No, anche l'uso alimentare è un ottimo uso. Cosa contiene la parte edibile del carciofo? Contiene in particolar modo proteine e pochi glucidi, e questo lo porta ad essere un alimento importante per i diabetici e per gli obesi. Eventualmente possiamo utilizzarlo anche a scopo digestivo facendo una tisana. Allora, come opera? Si mettono diciamo quei 5-6 grammi di foglie di carciofo finemente tritate in 150 ml d'acqua, facciamo il classico tè, lasciamo raffreddare e filtriamo. Cosa importante, la tazza di tisana che noi dobbiamo assumere va assunta prima dei pasti e non dopo. Un'altra delle casere di questa, diciamo, accoglienza diffusa, Claudio Dal Borgo, voi avete messo il top del comfort, perché? Perché è quello che noi vorremmo se andiamo in vacanza, cioè piuttosto un giorno in meno ma di qualità. E questo modo di pensare può aiutare l'agricoltura? Assolutamente sì, noi siamo un'azienda agrituristica, non possiamo avere una baita, una casera bella, avere un ristorante che offre qualità se poi c'è il degrado totale attorno. La cura del territorio, l'agricoltura, è tutto legato, e tutto questo, agricoltura insieme a turismo, fa sì che si crei questa microeconomia che è quella che stiamo attuando proprio qui in questo paese di San Martino. E in effetti noi vediamo una montagna pulita, tenuta in ordine, come purtroppo non si riesce a vedere in gran parte del Veneto. Questo accompagnato anche delle arnie, a della lavanda, a dei prodotti di nicchia che voi offrite ai vostri ospiti. Perché fate anche questa produzione? Ma questa produzione è fondamentale per dare un'offerta all'ospite. Cosa si porta a casa all'ospite dopo essere rimasto qui una settimana? Questi prodotti di nicchia, appunto lo zafferano e il miele, abbiamo avuto l'autorizzazione un anno e mezzo fa come produzione piccola PPL, piccola produzione locale, all'interno della nostra azienda agricola che di 130 ettari circa. Abbiamo preso quest'anno anche in affitto la malga alle pendici del Teverone, la malga che è di proprietà della Regola dei Montaneschi. Ma sta in piedi economicamente parlando questa esperienza? Sta in piedi se chiaramente si riuscisse a gestire a livello familiare, quindi avere poche maestranze esterne, quindi avere dei costi esterni, sicuramente una famiglia potrebbe tranquillamente viverci. E tutta questa operazione nasce per tenere viva la montagna e per tenere viva la comunità. Tenere viva la montagna, la comunità, sì, spronando la comunità. Dobbiamo noi metterci in gioco. E questo è il motivo per cui siamo partiti, per spronare, e in effetti già tanti giovani si stanno buttando anche in questa attività di accoglienza nuova, e ristrutturando e riprendendo anche delle vecchie proprietà, approfittando anche delle agevolazioni che in questo periodo ci sono. Quindi diciamo che siamo particolarmente orgogliosi di essere stati anche un po' lo sprono per altri. Bene, e adesso Adriano Favaretto che ci parla dell'ulivo. Ci stiamo avvicinando alla Pasqua, e con la Pasqua iniziano anche le potature dell'ulivo. Olivo, come in questo caso, di una certa età, di 150 anni, mettiamo in moto le forbici e tagliamo prima quello che intriga. Quindi tutti quei succhioni, questo qua vedete, questa asta lunga qua, va eliminata da sotto. Oh, fate attenzione nel potare, guardatevi attorno in modo di fare anche una cosa regolare, diciamo armoniosa da vedersi, perché sennò, ecco, vedete qua, io ho lasciato anche accorciati i succhioni, diciamo, perché questi qua una volta tagliati emetteranno dei rami nuovi qua sotto. Vedete qui dentro la roba che c'è, va eliminata il più a ridosso possibile del fusto. Ecco qua, su sto ramo lo accorciamo da qua, lasciando questi che saranno da tiralinfa e vegeteranno rami nuovi per gli anni a venire. Lungo questo tronchetto ci sono delle gemme, le quali, essendo stimolate, diciamo, no, perché la linfa non deve più nutrire là, spinge su queste e fa crescere nuovi ramoscelli che andranno a sostituire questi l'anno prossimo, e quindi abbiamo ringiovanito anche la pianta. Accorciamo un pochettino queste ed è a posto. Questa lo stesso,
Vedete che è lunga, va fuori anche, la accorciamo proprio del tutto, tac, eccoci qua, siamo ormai alle ultime battute. E il lavoro è finito. Adesso dove ci hai portato? Beh, intanto vi ho fatti uscire da San Martino, parlavamo di qualità nell'accoglienza, in quelle cose che abbiamo visto prima. Katia produce un vino di altissima qualità che noi tra l'altro proponiamo anche nelle caselle. Qui siamo a Codenzano, 560 metri sul livello del mare, tutto vigneto in pendenza, abbiamo quasi 3 ettari di pinot nero allevato a Guyot. Insomma, è viticoltura eroica anche la vostra? Beh, io la definirei proprio eroica, perché qui si lavora tutto a mano e è dura, ma c'è la passione, tantissima. È vero che tutte le vigne lei se le pota da sola ed è gelosissima? No, la potatura in primis va fatta solo da me, perché proprio sono gelosa anche di chi mi tocca la vigna. La vinificazione viene fatta qui in Codenzano, proprio una piccola cantina. Noi produciamo esclusivamente pinot nero da invecchiamento, abbiamo anche delle barrique speciali che ci arrivano dalla Francia. Purtroppo e per fortuna tutta la produzione è destinata ai nostri ristoranti stellati e non della zona, che sono i primi nostri sostenitori. Ecco, quanto conta la qualità in questo settore e in questo territorio? Beh, la qualità direi che paga in tutti i sensi, nel senso che il consumatore finale cerca la qualità, quindi cerca una buona bottiglia di vino ad un prezzo giusto, e quindi questi nostri ristoratori che fanno qualità in cucina vogliono presentare anche un prodotto locale di qualità. Un'attività che ad esempio un giovane che ha un appezzamento di terreno in montagna come il suo, o magari in questi luoghi, potrebbe portare avanti da reddito, ce la si può fare? Ce la si può fare, non diventiamo ricchi, portiamo il pane in tavola come dico io, ma la gioia di venire alla mattina, che sia di lunedì che sia di domenica, a lavorare in vigna non ha prezzo, per cui andiamo avanti così. Grazie Katia, e adesso le previsioni. In quest'ultimo periodo c'è un anticiclone, c'è l'anticiclone delle Azzorre, che è posizionato col suo centro troppo a nord sull'oceano. Questo attiva una caduta, una discesa di aria fredda dal nord, dal polo nord, che investe un po' tutte le nostre zone. E questo è visibile dalla carta che potete vedere sullo schermo. In seno a questa aria fredda da nord si formano diversi sistemi perturbati, che però nel corso del loro movimento da nord verso sud trovano l'ostacolo della catena delle Alpi, e la catena delle Alpi neutralizza in parte queste perturbazioni, che poi riescono a scavalcare, arrivano di noi, però hanno perso di forza. E gli effetti quali sono allora? Sono gli annuvolamenti intensi, anche forti. In questi giorni stiamo assistendo a uno spettacolo veramente strano: il cielo è ornato da queste nubi con un forte sviluppo anche verticale, molto cattive, ma solo all'apparenza, dal punto di vista solo visivo, poi non danno effetti, quindi sono sterili. E poi abbassano le temperature, che è un fatto importante naturalmente per il mondo agricolo. Più in dettaglio prevediamo, insomma, per tornare un po' alle previsioni, per domenica, dopo sabato, domenica ancora cielo in prevalenza poco nuvoloso, solo questi annuvolamenti che in parte, anzi anche abbondantemente, coprono il cielo, ma non danno effetti. Poi la situazione migliore, quindi non cambia nella prossima settimana, e anzi i rasserenamenti sono sempre più duraturi e estesi, quindi una settimana ancora senza precipitazione. Se ne parlerà poi e torneremo a fine della prossima settimana. Discorso a parte, appunto, meritano le temperature, no? Attenzione, perché il freddo è ancora incombente, tant'è vero che in pianura questo fine settimana andiamo
avevamo, siamo andati sotto zero, quindi con minime 1-2 gradi sotto zero, naturalmente in pianura, addirittura ancora più bassa a ridosso dei rilievi. Poi da lunedì le minime inizieranno a risalire, quindi non dovremmo andare più sotto zero, comunque temperatura al di sotto della media, 1-2-3 gradi. I valori massimi dopo i soli 9-10 gradi di sabato e domenica, ma gradualmente cresceranno a 13-14 gradi. I venti con questa situazione, con questo flusso da nord, potranno essere temporaneamente anche rafforzati, quindi di una certa intensità, e l'alta adriatico è previsto naturalmente mosso. È tutto. E siamo arrivati al cuore di questo nostro giro, ovvero al centro di questo paese che fa accoglienza. Siamo alla Locanda San Martino, siamo con Norina Barattin. Da quanti anni fate accoglienza voi che siete il cuore di questo paese? Noi siamo nati circa 70 anni fa, i miei genitori, e noi abbiamo portato avanti questa tradizione. Abbiamo rinnovato il locale e siamo qua da sempre. Che cosa chiede il visitatore, il turista? La cosa che chiedono di più è la tradizione, trovare quello di una volta. Grazie Norina, invece andiamo con lo chef, perché qui vediamo una carrellata dei prodotti. Noi siamo fortunati perché, avendo la possibilità di utilizzare questi prodotti, quelli che avete visto prima in produzione, negli allevamenti, nella nostra stalla, appunto siamo avvantaggiati perché abbiamo la fortuna di usare questa carne, soprattutto quella dell'agnello, che è veramente una carne di una qualità, si può dire, superiore. Vediamo anche formaggi, vediamo anche il miele, vediamo anche gli insaccati. Si richiede sempre più il chilometro zero. Ci viene sempre chiesto dal cliente che si ferma qui a mangiare anche dove dopo può trovare qualcosa di quello che ha assaggiato nelle vicinanze. Allora noi chiaramente suggeriamo dei formaggi di Lisa, per esempio questo miele, e la differenza comunque si sente. Possiamo dire che siete un po' un'orchestra qui, che tutti insieme suonate quello che è, diciamo, la sinfonia dell'accoglienza. Adesso c'è proprio corrispondenza fra tutti i campi, l'accoglienza, le strutture d'accoglienza, abbiamo appunto il vino, la carne, i formaggi, cioè adesso si può proprio parlare di orchestra, sì. Grazie a Paolo Speranzone. Per le conclusioni andiamo a Claudio Del Borgo. Claudio, abbiamo fatto questo giro, è una risposta a una montagna che si sta spopolando, ai giovani che magari potrebbero invece trovare qui un proprio futuro? Il paese di San Martino sta dimostrando proprio questo, che con qualità, con voglia, con passione si riesce a ospitare le persone in modo adeguato. È proprio quello che noi vogliamo, e mi piacerebbe proprio chiudere dicendo proprio che con il sorriso, con l'ospitalità, con il piacere di accogliere una persona, di accogliere il turista, si fa la differenza. Grazie a Claudio Del Borgo, la puntata finisce qui. Una cortezza, se vi è piaciuta mandateci una mail ad agricoltura@medianordest.it. L'ultima parola questa settimana va a Gianni Marini e parliamo di Battar Marzo, e noi ci vediamo la prossima settimana. Ora marzo, aprile qua, ora l'erba da stipirà. Ora marzo, aprile qua, ora l'erba da stipirà. Questa è una tradizione del Battar Marzo. Una volta se si trovava sulle strade, sui colmei, e con i tosatei, con i più grandi, si partiva solo in brunir, e chi con i bussoiottini, i tosatei, chi con i più adulti con un gommiero si batteva, e si batteva su per gli alberi, si diceva dai svegliere, si guardava il pra, ora l'erba da stroppà, per dare da mangiare agli armenti, per dare da mangiare alle bestie, si batteva su per i vide, fora, putè, che serve il vin. Ecco, questa era la nostra tradizione. Cosa posso dirvi ancora? C'è un proverbio, il proverbio è a marzo il matto va descalzo. Perché? Perché chi che era una santa caiorosi, che era il primo giornale una santa discreta, e si spogliava e si cavava anche i gaiossi. E ora chissà che primavera mi porta una santa di più fortuna, che se siamo a spai, tutto inverno brutto, e la primavera sia sempre solare. Ciao a tutti e sempre forti. Ora marzo, aprile qua, ora l'erba da stoprà. Ora marzo, aprile qua, ora l'erba da stoprà. Ciao a tutti.